Saremo tutti più deboli come imprese e come cittadini. Non possiamo fare a meno dell'Europa e per questo dobbiamo essere sempre più presenti in Europa a tutti i livelli, tecnici e politici. Dispiace trovare solo due italiani fra i 37 funzionari di più alto grado della Commissione europea, contro i 7 tedeschi e i 5 spagnoli. Caro Presidente Renzi, caro Sindaco Sala e caro Presidente Maroni, come imprenditori abbiamo deciso di non rassegnarci alle difficoltà che incontriamo sul nostro cammino. Anzi, le difficoltà esterne ci inducono a moltiplicare gli sforzi, partendo da ciò che è il nostro controllo, da ciò che sta a noi fare, da ciò che possiamo fare meglio. Ma la politica conta e della buona politica abbiamo bisogno. In questa sala c'è una quota rilevante di tutto l'export italiano. Proprio per questo ci consideriamo partner necessari della politica e delle istituzioni. Siamo un sounding board, il luogo di confronto con le politiche in cui le politiche si misurano con la vita reale delle imprese. Imprese che sono i veri attori della crescita, sempre alla ricerca di competizione leale e trasparente, non di sussidi. In questa sala ci sono tanti imprenditori che sempre hanno avuto l'orgoglio e la volontà di comportarsi come cittadini coraggiosi e mai come sudditi. Non voglio qui commentare i dettagli dei provvedimenti a favore della crescita delle imprese che il governo si accinge a varare con la finanziaria. Su questo interverrà brevemente Vincenzo Boccia, che saluto affettuosamente. Ma voglio sottolineare che abbiamo apprezzato i provvedimenti del governo improntati a una visione di lungo periodo, che cerca di cambiare paradigmi di decenni. Apprezziamo il superamento del bicameralismo perfetto e la riorganizzazione delle competenze di interesse strategico come energia, telecomunicazioni e infrastrutture. Apprezziamo il Jobs Act, che punta a superare la concezione del posto fisso sostituendo con fattori di impiegabilità. I mercati precari rendono purtroppo il lavoro più precario. Apprezziamo una buona scuola, che ricrea il circuito della responsabilità, restituendo ai dirigenti scolastici e alle singole scuole la facoltà di dotarsi delle risorse umane adatte per le specifiche condizioni in cui operano. Apprezziamo lo sforzo di riordino fra le competenze dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. Regole comuni a livello nazionale in molti settori renderanno sicuramente più semplice la vita di imprese e cittadini. Ma un paese così ricco e vario di culture e radici diverse occorre ridefinire con coraggio in quali settori si possa esplicare il nuovo ruolo delle autonomie. Evitiamo le autonomie sfiduciate, vero cancro della nostra società. Creano costi raddoppiati con efficienze dimezzate. Le autonomie siano vere, basate sulla trasparenza. Chi fa cattivo uso dell'autonomia venga commissariato, ma le autonomie sono un valore del nostro Paese. La questione dell'autonomia si estende anche a grandi temi della semplificazione. L'iniziativa dei cittadini e imprese resta imbrigliata in un incredibile intreccio burocratico, che comprende politiche del territorio confuse e relazioni fiscali barocche e incivili. E questo vale anche in Lombardia. Il sentiero della sburocratizzazione è un labirinto in cui ci perdiamo. Talora abbiamo la sensazione che nel tentativo di semplificare complichiamo. Ma il tema dell'autonomia tocca anche altri settori. Per far volare un territorio come questo abbiamo bisogno di università autonome e libere di innovare, che alimentino di risorse umane, ricerca e innovazione tutto il nostro ecosistema. Ricordo spesso che non ci sarebbe Google senza Stanford. Mi auguro che in questo campo parta oggi un confronto serio con il governo per un coraggioso cambio di paradigma, portare il sistema universitario italiano fuori dal sistema pubblico e poi incentivare l'eccellenza e le competizioni con meccanismi simili a quello del fondo tedesco di 2 miliardi allocati competitivamente ai migliori dipartimenti. Torniamo a noi, alla nostra voglia di contribuire alla crescita del Paese e alla crescita delle nostre imprese. In questi 3 anni, con il nostro centro studio, abbiamo elaborato un tableau de bord comparativo con le 4 regioni dirette concorrenti, Baden-Württemberg, Baviera, Rhône-Alpes e Catalogna. Con questo spirito abbiamo analizzato le ragioni di orgoglio del nostro territorio, ma anche identificato i numeri da cambiare. Da quando mi sono insediato nel 2013 ho avuto modo di tornare in più stretto contatto con la mia città di origine e di stupirmi della grande qualità di Milano. In un paese che invecchia progressivamente e vede 40.000 giovani, perché noi quando vediamo gli espatriati 40.000 sono i giovani che espatriano, Milano diventa una città sempre più giovane. Nel 2015 dei 46.000 residenti
con più di 44 anni, ben 31.000 sono giovani fra i 25 e i 34 anni. Milano attira sempre più studenti, 202.000 studenti in continua crescita, ormai il 7% è straniero rispetto al 4% del 2008. Tutto ciò grazie a un sistema universitario che sale nella qualità della formazione e prosegue la scalata delle classifiche internazionali.